un addio lungo 12 giorni per salutare Nelson Mandela, leader storico del Sudafrica, morto ieri a 95 anni dopo mesi di agonia. Premio Nobel per la pace nel 1993 dopo 27 anni di carcere, eletto presidente nel 1994, Mandela è stato baluardo e simbolo della libertà e dei diritti civili, non solo per il Sudafrica. Cantiere aperto sulla riforma della legge elettorale dopo la bocciatura del Porcellum da parte della Consulta. Con i partiti divisi, il governo, dice il ministro Franceschini, potrebbe presentare due disegni di legge, uno in materia elettorale, l'altro per un sistema monocamerale. Il premier Letta ha ricevuto al Quirinale. Tra 48 ore le primarie del PD, i tre sfidanti Renzi, Cuperlo e Civati insistono proprio sul tema della legge elettorale. Le riforme, avverte Renzi, spettano alle forze politiche, non al governo. Civati è per un ritorno al Mattarellum, Cuperlo pensa al doppio turno, Prodi, che vede in pericolo il bipolarismo, ci ripensa e domenica voterà. Anche la Lega si prepara alle sue primarie. Domani il duello tra Salvini e Bossi. Il Tribunale di Milano ha condannato a 6 anni di carcere Abu Omar, l'ex imam della moschea di Viale Jenner, per associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale. La condanna arriva quasi 11 anni dopo il rapimento di cui fu vittima d'opera della CIA e per cui furono condannati gli ex vertici del Sismi, Pollari e Mancini. Ho soltanto professato la mia fede, dice l'ex imam, contumace ad Alessandria d'Egitto. Cresce ancora la pressione fiscale nel nostro paese. Secondo la Banca d'Italia, nel 2012 l'Italia è salita al quarto posto tra i paesi dell'euro con il 44%, un punto e mezzo in più rispetto all'anno precedente. E dal rapporto del Censis emerge un paese appesantito dalla crisi e nel quale una famiglia su 4 non riesce a pagare tasse e bollette a fine mese. Oggi pomeriggio in Brasile verranno sorteggiati i gironi del Mondiale di calcio 2014. L'Italia di Prandelli, non inserita tra le 8 teste di serie, rischia di finire in un girone di ferro. Criteri da rivedere, protesta il CT azzurro, ma in passato la nazionale è andata forte, soprattutto quando ha incontrato su avversari di livello. E buongiorno a tutti voi dal TG della 7, benvenuti a questa edizione del telegiornale che si apre con in primo piano la scomparsa di Nelson Mandela. È morto infatti all'età di 95 anni nella propria abitazione tra le braccia dei suoi cari, il leader che più di tutti nel mondo ha combattuto contro l'apartheid, avendo sopportato anche una lunghissima prigionia per aver portato avanti con coraggio i suoi ideali, le sue idee. L'annuncio della scomparsa dal presidente del Sudafrica Zuma: la nostra gente, ha detto Zuma, ha perso il suo più grande figlio ed anche, ha poi aggiunto, il suo più grande padre. Un lungo cammino verso la libertà, quello di Mandela. La sua anima ora riposa in pace, Dio benedica l'Africa. La notizia che tutti ormai da mesi sapevano sarebbe arrivata l'ha annunciata il presidente sudafricano Jacob Zuma. Nelson Mandela, una delle migliori eredità del Novecento, l'uomo che sconfisse l'apartheid e per sempre l'idea stessa della segregazione razziale, è morto a 95 anni. Da giugno Madiba, come lo chiamavano i suoi compatrioti, era gravemente malato per un'infezione ai polmoni che l'inseguiva dai decenni duri trascorsi nel carcere di Robben Island. A settembre era tornato nella sua residenza di Johannesburg, dove se n'è andato ieri sera. 12 giorni con le bandiere a mezz'asta fino ai funerali di Stato e lutto nazionale nella sua terra, ma il mondo intero si è stretto nel cordoglio al Sudafrica. A cominciare da Barack Obama, comparso commosso in TV. Abbiamo perso uno degli uomini più coraggiosi e influenti dell'umanità, ha detto il primo presidente nero degli Stati Uniti in memoria del suo riconosciuto maestro. E poi da Pechino a Londra, da Parigi al Brasile, la Cuba castrista, l'Iran, l'India e fino in Australia i leader e la gente comune hanno voluto testimoniare il dolore per la scomparsa del primo capo di Stato sudafricano di colore, esempio riconosciuto di umanità e giustizia, ha detto il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. A Pretoria anche Frederick de Klerk, il presidente compatriota che liberò Mandela e con lui divise il Nobel per la pace, lo ha ringraziato. Solo con lui la riconciliazione fu possibile, dopo gli anni durissimi della dominazione bianca culminati nel massacro di Soweto del 1976.
Ha dimostrato con la sua vita che un mondo più equo è possibile, sono state le parole del presidente Giorgio Napolitano. La sua battaglia è un esempio che ci ispira, ha detto il premier Enrico Letta. Per Silvio Berlusconi fu un eroe della libertà che praticò, lui sì, la riconciliazione. È stato il vescovo anglicano Desmond Tutu, l'altro Nobel per la pace sudafricano, con lui alleato nella lotta per la liberazione dall'apartheid, a celebrare a Johannesburg la prima messa in suffragio, mentre l'altro eroe simbolo dell'orgoglio nero e della guerra alla discriminazione razziale, Muhammad Ali, l'ha salutato con un addio amaro. Madiba ora è libero per sempre. E Nelson Mandela è morto, i suoi ideali, come abbiamo sentito anche in tanti commenti internazionali, sopravvivono. Continuiamo a parlarne. Immagini in bianco e nero, perché quella di Madiba è storia lunga. Madiba, prima ancora Nelson, per togliergli di dosso quel soprannome datogli dal padre, Rolly Lala, tradotto attaccabrighe, soprannome che ne tradì l'animo e lo fece diventare leader. Leader da prigioniero, leader da uomo libero, leader di un sogno, l'Africa pacificata e democratica che lo ha portato dinanzi a chiunque negli ultimi 20 anni, dai bambini del suo villaggio natale ai potenti della terra, lui, primo presidente nero del Sudafrica felice, davanti al primo presidente nero d'America. Rolly Lala, Nelson, Madiba, scegliete voi, immagini dell'uomo convinto che per lui in paradiso non ci fosse posto, ma che ne ha trovato per la sua gente, battendo l'apartheid, arrivando a stringere il premio Nobel per la pace tra le mani, diffondeva voglia di libertà sua e del suo popolo. C'erano molti bianchi ad accoglierlo da uomo libero 19 anni fa, quando uscì dalla galera. Mandela, ogni paese affronta le sue sfide, dice, la nostra si chiama lotta alla povertà, alla mancanza di educazione. Siamo contro la violenza in Iraq, contro quel che accade in Darfur, contro quel che affligge tutti i fratelli africani nei loro paesi. Un giorno è voluto tornare a Robben Island, in quella cella dove ha passato 27 anni della sua vita e da cui è uscito vivo. Poi ecco le tante immagini a colori dei compleanni, dei raduni oceanici, quel sorriso disarmante, la stanchezza nello sguardo e nelle gambe, sempre più evidente nei tempi recenti. Resterà tutto in nome di Nelson Mandela, tutto incorniciato attorno a quella parola, Amandla, che sembra solo un nome di donna, ma che significa libertà. Dopo 90 anni di vita, c'è bisogno di nuove mani, disse, le vostre mani. E noi veniamo adesso alla politica italiana, torniamo a parlare della sentenza della Consulta sul Porcellum, partiti divisi sulla legge elettorale. Mentre il Parlamento litiga e si divide sulla legge elettorale, il governo procede spedito sulla strada delle riforme, lavorando a due disegni di legge, uno in materia elettorale e l'altro per un sistema monocamerale. Ad annunciarli è il ministro per i rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, in un'intervista al Messaggero. Penso che dopo aver discusso con le forze politiche che sostengono l'esecutivo, a cominciare dal PD e dal suo nuovo segretario, spiega Franceschini, il governo potrebbe annunciare una propria iniziativa in tema costituzionale per far diventare il nostro un sistema monocamerale con annessa riduzione del numero dei parlamentari e in tema elettorale con un sistema a doppio turno, perché è l'unico meccanismo che porta governabilità, sottolinea il ministro. Convinto di poter portare su questa strada anche Angelino Alfano, che ieri ha invece apparentemente chiuso al doppio turno. Non tutti i ministri però sono d'accordo. Il governo sbaglia se fa una proposta di legge elettorale, visto che abbiamo 1000 parlamentari, facciano loro, afferma il ministro per gli affari regionali Graziano Del Rio, accogliendo quindi la linea del capo dello Stato, che ieri ha inchiodato le Camere a fare il proprio dovere, cioè la nuova legge elettorale. Un vero e proprio imperativo, arrivato dopo la bocciatura del Porcellum da parte della Consulta e dopo anni di richiami caduti nel vuoto. Il Parlamento ha piena legittimità, proceda quindi con le riforme, a cominciare da quella elettorale, ha detto, e nessuno pensi di tornare alla Prima Repubblica con un sistema proporzionale. Va superato, ha sottolineato il capo dello Stato, così come va superato il bicameralismo perfetto. Parole che hanno messo a tacere Movimento 5 Stelle e Forza Italia, che ieri hanno gridato all'illegittimità del Parlamento chiedendo il ripristino del Mattarellum. 148 seggi di PD e SEL sono illegittimi perché ottenuti grazie al premio di maggioranza bocciato dalla Consulta, rincara oggi la dose il capogruppo alla Camera Renato Brunetta. Mentre Grillo, sul suo blog, annuncia la pubblicazione dei nomi e dei volti dei 148 deputati da lui definiti abusivi. Intanto i partiti nella maggioranza si muovono nel buio, una vera proposta
proposta ancora non c'è. In attesa di parlare alle Camere il prossimo mercoledì, il Premier per ora tace sulla legge elettorale, si muove con passo felpato. Prima di entrare nei dettagli è meglio aspettare le motivazioni della Corte Costituzionale sulla bocciatura del Porcellum, capire cosa chiedono le forze della nuova maggioranza e soprattutto il nuovo segretario del PD. L'intenzione di Letta è comunque quella di mediare fra Renzi e Alfano. Questa mattina il Premier è salito al Colle per fare il punto con Napolitano. E mancano ormai una manciata di giorni alla sfida per le primarie del PD e i candidati scaldano i muscoli. 2 milioni di votanti a 48 ore dalle primarie del PD, il responsabile organizzativo Zoggia azzarda una previsione. Condizioni meteo permettendo, gazebo, sedi di partito, associazioni, 8.800 i punti in cui in tutta Italia sarà possibile votare. E poco fa, a sorpresa, è proprio Romano Prodi ad annunciare di aver cambiato idea. Domenica andrò a votare, fa sapere. Il bipolarismo è a rischio. In una situazione così drammatica, aggiunge, mi farebbe effetto non mettermi in coda con così tanti cittadini desiderosi di cambiamento. Una vigilia in cui la fibrillazione tra gli sfidanti è evidente e in cui Renzi, Cuperlo e Civati stanno battendo a tappeto piazze e TV. E se Renzi attacca Cuperlo, il cui sponsor è Massimo D'Alema, Cuperlo replica. Ma l'apparato non esiste più. In queste ultime ore io ho detto basta. Per tutte queste settimane non ho fatto mezza battuta polemica su tutte quelle personalità autorevoli, prestigiose, che io rispetto, della sinistra italiana, che sono salite, come dice Renzi stesso, sul carro del presunto vincitore, che tale spero non sia, ma io vorrei che ci fosse un giudizio di merito sulle cose che diciamo. Con una postilla ancora polemica, Renzi decida quale ruolo vuole ricoprire, quello di sindaco o quello di segretario. C'è un conflitto di interessi evidente e sarebbe ora che si impegnasse in un solo lavoro. L'uno contro l'altro, dunque, ora con un elemento di tensione in più, quello sulla legge elettorale, dopo la bocciatura del Porcellum da parte della Consulta. Io sono convinto che, e lo dico anche a Matteo Renzi, noi dobbiamo invece accelerare, assolutamente, noi dobbiamo tornare ad un sistema elettorale comprensibile, che è esattamente quello che usciva dalla richiesta referendaria di Morrone, Parisi, a cui partecipammo in tantissimi. Ritorno al Mattarellum, a un sistema che è esattamente in linea col referendum del 93. Ma Renzi, in rotta di collisione con il tandem Letta-Alfano sulla scia del maggioritario, potrebbe invece trovarsi al fianco di Berlusconi. Se il governo tira infatti il fiato e si prepara a presentare una propria proposta, Renzi vede allungarsi i tempi per la sua corsa a Palazzo Chigi. La notizia buona, dice, è che la legge elettorale si farà, perché in Parlamento ci sono gruppi che hanno una fifa matta di tornare alle elezioni. E dunque Renzi ha già pronta la propria roadmap. Se da lunedì sarà segretario del PD, non farà sconti al governo. Le riforme, avverte Renzi, spettano alle forze politiche, non al governo. Un avviso che precede il faccia a faccia che si terrà una volta incoronato segretario con Letta il giorno prima della fiducia. Il timing di Renzi è di arrivare al voto delle europee, avendo realizzato la prima lettura della legge elettorale alla Camera, ma anche avendo fatto passi in avanti sulle riforme costituzionali e sui tagli ai costi della politica. D'altra parte, il giudizio del sindaco verso il governo continua a non essere lusinghiero. Il punto, spiega, non è rompere gli zebedei a Letta, ma fare le cose sulle questioni vere. In questi mesi questo esecutivo non ha combinato granché. E domani ci sono anche le primarie del Carroccio, che chiameranno a raccolta il popolo della Lega. Salvini contro Bossi e viceversa. La Padania li affianca in prima pagina. Nella foto il leader 72enne sembra anche più giovane. Eppure la sfida che si gioca domani, in 56 seggi allestiti nelle sedi delle segreterie provinciali di 13 regioni, è tra il vecchio e il nuovo della Lega, con Maroni che sta a guardare dopo aver guidato per un anno e mezzo la transizione e che oggi non fa mistero di parteggiare per il suo vice, 40 anni tondi tondi, due più del Matteo del PD, Renzi. Alle prime primarie del Carroccio, tra le 9 e le 17, sono attesi 17.000 militanti con la tessera in tasca almeno da un anno. Un'occasione per contarsi, per sondare l'umore della base che ha visto passare negli ultimi 2 anni il film della caduta del movimento, tra inchieste, tradimenti ed elezioni flop. In un fine settimana che è un crocevia politico per molti partiti nuovi e vecchi, il voto per la segreteria della Lega resta un po' sottotono. Nessun confronto televisivo, nessun comizio dell'ultima ora. Oggi pomeriggio Salvini chiude la sua campagna elettorale, fondata
sulla battaglia anti-euro davanti a un gazebo nel centro di Milano. Ieri sera Bossi, forse per evitare il quasi deserto degli ultimi comizi, ha radunato i suoi in un ristorante a Biassono vicino a Monza. Da lì torna a spiegare i motivi della sua candidatura a sorpresa, subito minata dalla chiusura dell'inchiesta che ha messo sotto indagine la sua family, esclusa la moglie. Salvini non è un cattivo ragazzo, forse è meglio di quelli che ci sono adesso, perché sei molto legato a loro. È meglio che vinca io, che cambi, che rifaccia una lega di battaglia molto forte. Ha anche uno slogan Bossi, ricominciare da capo con la C maiuscola. Salvini, il favorito per la segreteria, ha detto più volte durante il suo tour elettorale lungo il nord che correre contro Bossi, suo padre politico, è un onore. Domani sera arriveranno alla sede di Via Bellerio le schede elettorali. Il governatore Maroni sarà alla Scala per la prima. Il risultato in tarda serata, ma solo domenica mattina l'annuncio. Il neosegretario dovrà comunque passare dall'acclamazione del congresso del partito fissato per il 15 dicembre a Torino. In Piemonte, a casa di Cota, indagato per i rimborsi elettorali. E arriva la condanna per l'imam Abu Omar, con rito abbreviato 6 anni di carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. L'imam Abu Omar, l'uomo della rendition, sequestrato a Milano nel 2003 dalla CIA con la complicità dei servizi segreti italiani e torturato in una prigione egiziana, è stato condannato oggi con il rito abbreviato a 6 anni di carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. Il pubblico ministero Maurizio Romanelli aveva chiesto 6 anni e 8 mesi. Abu Omar è stato processato in contumacia e sempre in stato di libertà ad Alessandria d'Egitto. I magistrati avevano chiesto un mandato di cattura nel 2005. L'imam era affiliato ad Ansar al-Islam, un'organizzazione che secondo i pubblici ministeri aveva lo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo in Italia e all'estero sulla base di un complessivo programma criminoso condiviso con similari organizzazioni attive in Europa, Nord Africa, Asia e Medio Oriente. Ha sempre sostenuto di avere assunto le posizioni ideologicamente estremiste, ma comunque nell'ambito di ciò che la legge gli consente, del diritto di espressione di ognuno di noi. Ritengo che in via generale questi processi siano connotati da una esigenza di natura politica. Per il sequestro di Abu Omar sono già stati condannati con sentenza definitiva 23 agenti della CIA. Napolitano ha graziato Joseph Lee Romano, l'ex capo della base americana di Aviano. Anche Seldon Ledi, ex capocentro della CIA a Milano e regista del sequestro, ha chiesto recentemente un atto di clemenza al Presidente della Repubblica. È l'unico su cui pende ancora un mandato di cattura internazionale. L'estate scorsa Ledi era stato fermato a Panama e rilasciato il giorno dopo. Con Panama non c'è un trattato di estradizione e la documentazione presentata dalla Farnesina era stata giudicata insufficiente. Per la stessa vicenda, gli ex vertici del Sismi, Niccolò Pollari e Marco Mancini, sono stati condannati nel processo d'appello bis a 10 e 9 anni di carcere, dopo che la Cassazione aveva annullato l'archiviazione in primo e secondo grado per segreto di Stato. L'ultimo grado di giudizio è fissato per il 16 dicembre. Sul caso e proprio sui limiti del segreto di Stato pende presso la Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione fra poteri sollevato dalla Presidenza del Consiglio. Parliamo di economia. Ieri il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, è tornato sul tema delle tasse che non andrebbero innalzate allo scopo di favorire la ripresa, un tema, quello della pressione fiscale, che vede l'Italia in primissimo piano, ma ad avere una forte pressione fiscale ci sono anche altri paesi, come sentiremo nel servizio. Destino oggi vuole che la Finlandia, paese da 5 milioni e mezzo di anime, freddo di clima, ma non solo, sia a pari merito con l'Italia quanto a pressione fiscale nell'ennesima classifica sul tema. Quindi soffriamo noi e soffrono loro. Nessun virtuosismo, anzi un affiancamento sul quale chissà che cosa avrebbe da dire Olli Rehn, politico europeo, che di quel paese artico è simbolo, mentre da noi simbolo lo è diventato, come si sa, per aver ripetutamente professato scetticismo sulla solidità dei nostri conti, sulla capacità che l'Italia ha di tirarsi fuori dai suoi problemi. Il destino quindi
ha voluto consolarci un po', almeno oggi. Quel 44% che ci piazza al quarto posto nell'Eurozona, tra i più tartassati insieme ai finlandesi, è una cifra nota, oggi la fornisce Banca d'Italia, ma è sempre quella, negli anni fedele, e non c'è statistica che abbia detto qualcosa di diverso. Si spiegherà che a parità di tasse la Finlandia ha servizi migliori, il dato nostro è poi distorto dall'evasione, calcolandosi sul PIL è chiaro che ce n'è una bella fetta in nero, per cui la pressione fiscale sugli onesti è in realtà la più alta d'Europa. Ieri il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, con un minimo di autocritica per i prestiti della BCE andati alle banche, ma non al sistema, se tornano non si ripeta, ha detto che ripresa e risanamento non vanno sostenuti da nuove tasse. Si rivolgeva a tutti i paesi dell'euro, ma è chiaro che nel caso dell'Italia sono un avvertimento e lo sono a ragion veduta, perché mentre la percezione è che le tasse sono altissime e pesano, il risultato sulle nostre entrate è che sono stabili, perdono 3 decimali di incassi, ma l'IVA, uno dei più famosi bancomat del fisco, sta cedendo. Il gettito, nonostante gli aumenti di aliquota, ha perso in 10 mesi circa il 4%, ci sono quasi 3 miliardi e mezzo di euro in meno. È la famosa coperta corta che ci assilla e perseguita, il risultato delle rinunce, dei consumi mancati, è la sponda, le 1000 clausole di salvaguardia che spuntano ovunque per soccorrere il bilancio dello Stato tra un'accisa e l'altra. È l'Italia che quasi di solo tasse sopravvive e che Draghi conosce fin troppo bene. Ed ogni giorno ci porta i suoi dati sulla crisi economica italiana. Gli ultimi nell'ordine d'arrivo sono quelli del Censis, che tornano ancora sul tema della diminuzione della capacità di spesa degli italiani. Un paese sotto sforzo, smarrito, profondamente fiaccato da una crisi persistente. È questa la fotografia dell'Italia alla fine del 2013 scattata dal Censis. La capacità di spesa delle famiglie ha fatto un balzo indietro di 10 anni. Su un campione di 1200 intervistati il 69% ha indicato un peggioramento della possibilità di spendere. Del resto, secondo il rapporto, una famiglia su 4 fa fatica a pagare tasse o bollette e il 70% è in difficoltà se deve affrontare una spesa imprevista. Un'estrema fragilità, rileva il Censis, creata anche dall'incertezza sul lavoro. Il 14% degli occupati teme di perdere il posto, sono quasi 6 milioni in condizioni di precarietà. A loro si aggiungono i 4,3 milioni di italiani che non trovano un'occupazione. Si scopre una nuova sobrietà, ma non è virtuosa, è forzata dalla necessità. Anche perché, si legge nel rapporto, i continui cambiamenti fiscali non consentono di effettuare previsioni di spesa. Oltre il 70% degli italiani dà la caccia alle promozioni nei supermercati. Tanti hanno ridotto gli spostamenti in auto e scooter, tagliato il cinema e ridotto le uscite al ristorante. Il crollo temuto non c'è stato. Siamo sopravvissuti alla crisi, ma ne è uscita un'Italia sciapa, continua il Censis, un paese di malcontenti. L'unico sale sono l'imprenditoria femminile, l'iniziativa degli stranieri e la dinamicità degli italiani all'estero. Già, perché l'esodo oltre confine è sempre più forte. Nell'ultimo decennio il numero di chi ha trasferito la residenza è più che raddoppiato, da 50 a oltre 100.000. Oltre il 50% sono giovani sotto i 35 anni. Un'Italia che si sta chiudendo in se stessa. Nonostante la forza registrata dagli stranieri nel mondo del lavoro, solo il 17% degli italiani ha un approccio amichevole verso di loro, mentre 4 su 5 si dividono tra diffidenza, indifferenza e aperta ostilità. Un'Italia che marcia sempre di più a due velocità. Il PIL pro capite nel mezzogiorno è di 17.957 euro, il 57% è di quello del centro-nord, al di sotto dei livelli di Grecia e Spagna. I punti oscuri non risparmiano al mondo della scuola. Il 20% della popolazione italiana, con più di 15 anni, ancora oggi possiede al massimo la licenza elementare. Torniamo a parlare della vicenda dei 22 tifosi della Lazio che sono in carcere a Varsavia. Su questo tema è tornato ieri il Premier Letta in visita di Stato in Polonia. Non è tardata la replica del Ministro degli Interni ed oggi su questo parla il Ministro degli Esteri italiano Emma Bonino. Nel linguaggio soft della diplomazia, Emma Bonino tira un pugno al ministro degli interni polacco Sinkiewicz, che ieri aveva definito banditi i tifosi laziali in carcere da 10 giorni a Varsavia. Parole sconvenienti, in particolare per un ministro che dovrebbe ricordare che la responsabilità è individuale, quindi non si generalizzano, diciamo, colpe eventuali o responsabilità. Ieri il presidente del Consiglio Letta a Varsavia, per un incontro col premier polacco Tusk, aveva chiesto a quel governo di accelerare il più possibile l'applicazione delle regole. Dei 153 fermati per aver lanciato pietre e bottiglie contro gli agenti prima di Legia Lazio, 22 sono stati arrestati e sono in galera. Di loro
10 sono stati processati per direttissima e condannati a pene che vanno dai 2 ai 4 mesi, mentre 12 sono in attesa di giudizio. Gli altri sono tornati a casa in seguito a condanne che vanno dal carcere con la condizionale all'ammenda al divieto di entrare negli stadi. Al rientro a Roma hanno riferito di esperienze dure, ma la legge è uguale per tutti, sia per i polacchi che per gli stranieri, ha detto sempre ieri Zinkiewicz. La verità è che c'erano sicuramente dei violenti, ma sono stati presi anche appunto manifestanti inconsapevoli, quindi tutta una serie, e trattenuti per 3 giorni con testimonianze che abbiamo di trattamenti inadeguati, come peraltro succede in molti paesi e spesso anche da noi. Ma tutto questo credo vada chiarito, nel frattempo ribadendo che le responsabilità sono individuali in ogni stato di diritto. Mondiali di calcio, oggi pomeriggio gli attesi sorteggi, non senza polemiche, l'Italia non inserita tra le teste di serie rischia di finire in un girone di ferro. Praia do Forte, un luogo da sogno a 80 km a Salvador di Bahia, una location lussuosa e blindata che ha suscitato già molte polemiche. Nella scelta si legge la volontà da parte di Blatter di isolare i protagonisti del sorteggio dalle possibili reazioni dei movimenti che contestano un mondiale lievitato nei costi. Il paese non si ferma e minaccia altre clamorose proteste. Ma oggi, in questo paradiso lontano dai problemi della macchina organizzativa, nasce il mondiale che più di tutti esalta il fascino nella terra in cui il calcio è fantasia. Dopo i sospetti e i veleni per il pre-sorteggio con la mina vagante della Francia, è arrivato il momento delle bolignas, le palline del destino. La prima estrazione ci riguarda, perché una squadra europea cambia urna e va a fare compagnia alle nazionali africane più il Cile e l'Ecuador. Azzurri a rischio, azzurri che nella simulazione sono stati sorteggiati con Brasile, Francia e Australia. Un girone ostico, anche se poi bisogna stabilire l'attuale valore tecnico di una Francia giunta al mondiale all'ultimo respiro nei playoff e scoprire che potrebbe essere peggio un avversario come la Svizzera. Certo, la forza dei nomi e la storia contano, ma se torniamo indietro al 2010 in Sudafrica dobbiamo riaprire la ferita pensando all'eliminazione precoce nella prima fase. Gli avversari si chiamavano Slovacchia, Paraguay e Nuova Zelanda, certo non il gota del calcio, e noi eravamo i campioni del mondo. È stata una fine miserabile, ultimi con 2 punti. Ecco perché un Prandelli fatalista non ha voluto calcare troppo la mano sulla mossa molto discutibile di Blatter di favorire la Francia. A curare il destino dell'Italia saranno 2 monumenti del calcio mondiale. L'inglese Hurst, autore del gol fantasma nella finale del 66, ha detto all'urna 4 in cui ci sono le nazionali europee di seconda fascia. Poi sarà Zidane a maneggiare l'urna 2 per gli accoppiamenti con le teste di serie sudamericane. A sorteggiare ci sono anche Mateus, Hierro, Kempes, Cannavaro, Ghigia e Cafu, che sostituisce Pelé. Nel circo del mondiale c'è naturalmente anche Ronaldo, non Cristiano, ma l'ex interista che è sempre legato al nostro paese. Ronaldo pronostica un grande campionato per Balotelli se Mario capisce la sua forza. E Prandelli invita il milanista ad ascoltarlo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. In chiusura di TG un aggiornamento dell'ultima ora. La Corte d'Appello di Milano ha assolto dal reato di aggiotaggio perché il fatto non sussiste. L'ex governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio ed altre 12 persone coinvolte nel tentativo di scalata alla Biennale di Unipol del 2005. Era la nostra ultima notizia, linea al TG Cronache. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.